Siamo qui alla fine di questa prima partita del torneo in facoltà di calcetto, partita tra Fiorentina e Genoa, vi risultato di 9-1 per i ragazzi della Fiorentina. Cominciamo con i ragazzi del Genoa, allora, vittoria. È stato un esordio, diciamo, amaro. Diciamo più di metà squadra, dai. Stasera, però i ragazzi hanno meritato. Sì, cioè, avete trovato comunque di fronte una squadra molto forte, molto forte. Infatti, come nuova squadra sicuramente li hanno lavorato in questo torneo. Come hai detto tu, mancava mezza squadra, quindi diciamo che questa la mettiamo da parte, passiamo dalla prossima, Va bene. La vostra squadra, sembra detto la sua in questo torneo, quindi ci aspettiamo grandi cose da voi. Dai, ci può stare, dai, la prima sconfitta. Vi faccio un in bocca al lupo per le prossime. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Allora, Michael, esordio, diciamo, prepotente in questo torneo. 9-1 contro comunque, come ha detto, una squadra che ha vinto questo torneo. Un'ottima squadra. Ah, hanno vinto il torneo. Hanno vinto una passata edizione, l'hanno vinto. Quindi diciamo che entrate col botto, entrate di prepotenza in questo torneo. Diciamo che abbiamo avuto una grande organizzazione. Fortunatamente riusciamo. È la prima volta che giochiamo pubbliche relazioni di Mister Riccio. È la prima volta che giochiamo insieme. A parte alcuni ragazzi che giochiamo da una vita insieme. Ci sono alcuni ragazzi che non abbiamo mai avuto, diciamo, con noi. Però diciamo che chi ben comincia, speriamo che ben finisce. Chi ben comincia già sta a metà dell'opera. Quindi speriamo che. Ma soprattutto ho visto comunque delle buonissime individualità. Sì. Abbiamo sfruttato molto oggi, infatti, per questo grande risultato. Un po' sul gioco, sul gioco, ma molto di più sulla tecnica. Forse l'unica pecca voglio trovare, che all'ultimo avete potuto giocare un po' troppo sotto porta e qualche gol in più. Sì, no, abbiamo portato un po' palla e abbiamo giocato un po' meno. Con le partite, col tempo, miglioreremo anche sul gioco e sicuramente. Meglio, faremo anche partite. C'è bisogno di organizzazione e di intesa. Però comunque la vostra stasera l'avete fatta, i primi tre punti sono arrivati. Quindi fortunatamente, speriamo che arriveranno anche i prossimi e gli altri ancora. Vi faccio i complimenti per questa partita e un buon lavoro per le prossime, ragazzi.